Napoli già di musica ha una storia proprio incredibile e genuina. Da Rossini alla canzone napoletana c'è l'amore per la musica, c'è la natura musicale nei campani, di questo sono convinto. Oltre 200 pianisti, 150 eventi, 100 city concert, 40 house concert. Sono alcuni dei numeri del Piano City Napoli, la festa del pianoforte che il 4, 5 e 6 ottobre risuonerà in tutta la città. Più di 150 concerti in contemporanea nelle sedi più prestigiose, dunque, e 40 nei salotti napoletani che diventano palcoscenico. Le case napoletane aprono le porte alla città, unite dalla musica, ricordando che solo 2 secoli fa Napoli era un eccezionale centro di produzione non solo di musicisti, ma anche di strumenti musicali, grazie alla sperimentazione dei suoi artigiani. E i suoi salotti offrivano spettacoli fra i più ricchi ed originali d'Europa. Napoli effettivamente nell'Ottocento era la capitale europea della musica, un centro in cui tutti i musicisti venivano e venivano con piacere perché era un momento di incontro, diciamo, di altissimo livello. Con il tempo si è persa un po' questa tradizione e ce lo stiamo dimenticando. Questo è un festival Piano City Napoli che riesplora la tradizione del pianoforte a Napoli, la grossa tradizione musicale napoletana e quindi si riallaccia anche agli house concert, ai concerti in abitazione, che era una caratteristica proprio dell'Ottocento, del salotto napoletano, che diventava un momento di incontro musicale di altissimo livello. Il format del festival nasce dall'idea del pianista Andreas Kern, che ha già creato lo stesso evento a Berlino e Milano. È aperto a tutti i generi musicali, dalla classica al jazz, dalla contemporanea al rock e dal pop, e partecipano concertisti professionisti, appassionati e studenti. La sede principale è il complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Ser Antonio Pappano è il testimonial d'eccezione. La direzione artistica, oltre a Kern, vede impegnati i pianisti napoletani Dario Candela e Francesco Derrico. È un'occasione per la nostra città di vedere anche meriti e difetti di come ci si apre e ci si offre a un'iniziativa di tipo internazionale. Devo dire che per tanti aspetti, e penso soprattutto ai pianisti, è una città che ha risposto benissimo, in maniera generosa, ha capito lo spirito dell'iniziativa, che è un'iniziativa gioiosa, di una cultura gioiosa. E ha raccolto musicisti non solo dalla Campania, abbiamo varie maratone anche allievi di conservatori, dei 4 conservatori della Campania, ma oltre la Campania, anche fuori Napoli, e poi i grandi artisti, perché ricordiamolo, ci saranno i concerti dei professionisti, dei cosiddetti big in un certo senso, ma anche i concerti dei dilettanti nelle piazze, dal Teatro San Carlo alle piazze, alle pizzerie, quindi c'è veramente tutto. Le note di questo strumento suoneranno in tutte le strade e le case di Napoli, quindi una grande partecipazione corale che dà ancora una volta senso e forza al messaggio del Presidente della Repubblica l'altra mattina in occasione della celebrazione del 70° anniversario delle 4 giornate. L'Italia deve avere rispetto per Napoli e fiducia in quello che Napoli può dare all'Italia per uscire tutti insieme da questo momento difficile.